Dopo lo spettacolo di sabato sera che la compagnia Churi Mai ha portato in scena in largo Monsignor Gambuzza, la presenza di un numeroso pubblico che ha apprezzato la peace, Vincemma a guerra e Persumu la pace con la regia di Marcello Bruno, e dopo l'inaugurazione insieme agli animatori dei gruppi Crest del centro giovanile Pippo Giuca, realizzato dai giovani del catechismo come spazio aperto a tutti i ragazzi che intendono qui incontrarsi e partecipare alle iniziative a loro dedicate, entra nel vivo la festa di San Pietro Apostolo, patrono di Modena. Ieri sera la scalinata della Chiesa Madre ha fatto da superba cornice al concerto del complesso filarmonico della banda musicale Città di Modica Berluardo Risadelli, con la partecipazione straordinaria dei maestri Andrea Giuffredi, Corrado Giuffredi e Fulvio Creux. Oggi alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica in memoria di padre Carmelo L'Orefice, che si terrà in via Blandino nel quartiere San Giovanni. Domani invece alle 16:30 nella cappella cimiteriale San Pietro in programma la celebrazione eucaristica in memoria di Monsignor Gambuzza e di tutti i defunti lì sepolti. Sempre domani, ma alle 20 alla Domus San Pietri è prevista l'iniziativa Francesco di Assisi oggi con Monsignor Corrado L'Orefice, arcivescovo di Palermo, e Monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina, che dialogheranno con padre Giovanni Saloni a partire dai suoi ultimi libri su San Francesco. Da mercoledì poi prenderà il via il Triduo di San Pietro. Alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica con la partecipazione della comunità parrocchiale di Sant'Anna, presieduta dal sacerdote Crescenzio Mucia. Sempre mercoledì, ma alle 20 è prevista alla Domus San Pietri la proiezione del film Primula Rossa su cammini di dignità di persone con malattie mentali a cura di una rete di associazioni e istituzioni che operano sul campo, e con la partecipazione del regista Franco Iannuzzi e di Gaetano Giunta, ideatore del film e del progetto Luce è Libertà.